In questo gran galà di Roma del primo weekend di marzo ho visitato con somma soddisfazione la sala di Remigio Capecci, che ospitava anche l'ultima creazione di Massimo Cives. Lo storico giradischi americano a puleggia, Rico Cut, che viene proposto con modifiche decisamente high-end sul motore, che ora è trifase, sulle sospensioni, sulle pulegge, sulla base e anche sull'alimentazione, trifase anche questa, ovviamente. Per avere un'idea della cura maniacale di questo prodotto, osservate il monumentale flight case a corredo. Oh, che meraviglia! Guarda, questi sono dei contropiatti per proteggere la graffite. Qui alloggiano i gommini dei piedi del giradischi e appoggia il motore. Il 334 di Cives era inserito in un sistema di Remigio Capecci che facciamo descrivere direttamente al progettista. Mi dai una descrizione di questa meraviglia che abbiamo ascoltato? Questa meraviglia, sperando che sia una meraviglia, così composto, un amplificatore, fono, a valvole, tutto completamente a valvole, e per cui tutto specificatamente volutamente a valvole, preamplificatore con 9 valvole, MC attivo. Quindi non c'è lo step up, il famosissimo step up. Certo. Il preamplificatore è a valvole in linea, 2 telai, per cui abbiamo una specifica grande del preamplificatore è il RIA passivo LCR, impedenza costante, tipo la Tango, però è a 7 kg, non è a famosi, i canonici 600 ohm della Tango. Questi sono fatti da noi a mano, selezioniamo i componenti, eccetera, eccetera. Questa è una delle caratteristiche più grandi del preamplificatore fono. In linea è il più corto possibile. Il segnale entra qui ed esce lì, per cui fa in tutto 20 cm o poco più di percorso dentro il preamplificatore. Tutto il resto è l'alimentazione, che è il nodo principale, fondamentale di qualsiasi amplificazione. Perché noi alle casse gli mandiamo la corrente elettrica modulata dal segnale, per cui quella arriva alle casse. Per cui più ci lavoriamo sopra e più riusciamo ad ottenere un suono più possibile limpido, pulito, eccetera. Passiamo all'altra sorgente, che è il convertitore. Mm-hmm. È un convertitore uscita a valvole, bilanciato, completamente bilanciato, 5 toroidali, clock, è una gran macchina, sì. È dentro, ha praticamente 2 telai separati, uno sotto con la parte con i trasformatori e l'alimentazione parte superiore e tutta la gestione dei segnali. USB 32 bit, 2 ingressi SPDIF, l'ingresso SPDIF è ottico, l'ingresso SEBU, quello USB e il Bluetooth. E in più c'ha, che non è stato ancora messo implementato, all'ingresso I2S per potersi attaccare con le meccaniche. Nel senso moderni. Che basta solo la presa o serve una scheda per mettere l'ingresso I2S? Già, lo devo soltanto metterlo come commutazione, devo fare la commutazione, però è già tutto predisposto. Si può fare, Si può fare, è predisposto. Questa è una meccanica su mia, un prototipo unico per il momento, a come tutto il resto, perché io faccio solo prototipi, per cui costruisco prototipi. Questa è una meccanica basata su un'ottica Sony, su gestione Sony, e pure qui clock, trettoloidali, c'è un suo perché al tutto questo. Sempre per tornare al discorso di dargli una tensione, una pulizia, l'alimentazione più possibile sofisticata, ma non corrotta, però silenziosa, in modo che le sorgenti lavorino nella maniera più pulita possibile. Il tutto poi viene amplificato dai finali monofonici, questi qui sempre a valvole, oltre 100 watt RMS canale. Non sono un fiscale della misura, per cui 102, 110, 100. Vabbè, l'ordine di grandezza è quello. L'ordine certo. di grandezza è quello. E è una gran macchina, è un push-pull parallelo a pentodi, collegato a pentodi, non è un ultralineare, non è messa a triodo, è collegato molto poco usualmente a pentodi. E doppio trasformatore di alimentazione, trasformatore di uscita con il C-Core, eccetera. Tanta roba. Wow! Vabbè, diciamo anche qualcosa sui diffusori. Sì, a questo punto, i diffusori, questa è un'altra delle mie idee che mi vengono, mentre la mi vengono
lavorando sulla cosa. Il diffusore è così composto, è un tre vie, anche se poi ci sarebbe la versione semplicemente con la parte alta, per cui diventerebbe un due vie, okay. Ma non con questo woofer che è un medio, e la parte bassa è la parte, diciamo, la forza di questo diffusore è la parte bassa, che è orientabile, per cui si riesce a adattare un pochino all'ambiente, si riesce a cercare di mitigare un pochino i problemi ambientali che abbiamo tutti nel soggiorno, nella... certo. Non tutti abbiamo la possibilità di avere la cosa, insomma, di avere la stanza dedicata all'audio. Certo.